Ciao a tutti, ormai insomma ci conosciamo, non sto nemmeno a presentarmi. Aspettiamo un attimo che arriva qualcuno, così vediamo, così possiamo iniziare l'allenamento all'uomo di legno. Allora, partiamo innanzitutto e vediamo. Allora, vedo fare tante cose all'uomo di legno, tipo le braccia che si intercambiano. Mi va bene all'inizio, però dopo acquisito una certa esperienza, il movimento all'uomo di legno deve essere un unico movimento. Attacco e difesa sono un unico movimento. Come possiamo iniziare ad allenarci per avere un approccio vero, un approccio con l'attacco del corpo? Perché se non nella realtà, noi abbiamo un uomo di legno che rimane fermo, vuol dire che non va, non spinge in avanti, non va indietro, non si sposta a destra e non si sposta a sinistra. Quindi siamo noi a spostarci in base alla forza che sentiamo all'uomo di legno. Invece di fare questo, dobbiamo, noi comunque ci adattiamo al legno, mentre ci adattiamo dobbiamo passare in avanti andando a sfondare l'attacco. Quindi facendo questo passaggio non risulta un attacco, ma risulta semplicemente una deviazione. Stiamo sentendo il contatto, sentiamo il contatto con un tan, chiaramente il nostro busao sta sempre dietro, andando a cambiare posizione, passando in un ponzo per fare l'attacco. Per poter iniziare ad allenarci veramente, vuol dire iniziamo da un pack, semplicemente pack sao. Ovviamente parlo con chi ha un pochino, un minimo di esperienza, perché se già andiamo a parlare dell'uomo di legno vuol dire che l'allievo o l'interlocutore d'altra parte ha già una buona esperienza, ha già un minimo approccio, ma buono, di Wing Chun. Cioè non è che andiamo a fare l'uomo di legno, fare l'uomo di legno bim, non serve a niente. Adesso in questo caso l'uomo di legno è fermo, vi ripeto, non vanno avanti e indietro. Invece noi dobbiamo andare a fare il controllo del corpo, andando ogni movimento unico, vuol dire danzao e pugno, 1, ripartiamo, posizione, 1, si va a caricare con il corpo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, vanno indietro e rientrano, esco dalla direzione di forza, entro nella direzione di forza, esco, entro, e in questo caso lui non avanza, quindi riusciamo a fermarlo se è meno forte di noi. Ma se lui, facciamo finta, dovesse continuare la sua ruota andando in avanti, il movimento, voglio vedere se pi, mentre lui mira avanti con 110 kg riuscito a fermarlo. Vedo delle cose oscene che mi fanno ribollire proprio il sangue, il cervello, vedo delle cose. Oppure vedo un pack dove io faccio un pack dove rimango nella direzione del legno. Che senso ha andare a sentire un pack rimanendo sempre nella stessa direzione? Senso zero. Se io faccio un pack, uno, sto qua, faccio un pack e mi sposto dalla direzione opposta dell'uomo di legno, non un pack rimanendo qua in direzione. Che senso ha? Faccio il pack. Il pack serve per sensore, sentire, non va a spostare, ma uno, quindi uno, ok? Quindi faccio il pack spostandomi sulla direzione opposta dell'entrata della forza, in questo modo, uno, due, e poi se vogliamo andare a continuare. Quindi questo è il braccio destro, nel suo caso, sinistro è il mio, lo vado a parare con la mano destra, posizione, pack, e simultaneamente, uno, vado in avanti, uno, così potrebbe funzionare, forza, chiaramente. Non è niente scontato, sul combattimento vedo delle cose oscene dove la gente si prepara,
si mette in posizione, mette il pugno, e il pugno secondo voi sta fermo a aspettare a fare tutta la tecnica che voi pensate? Ma l'avete mai provato per strada veramente? Quindi allenamento, torniamo sull'allenamento, lasciamo stare i miei. Allora, uno, mi sposto, pack insieme alla torsione. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due. Abbiamo fatto dei pack interni. Mo facciamo pack esterno. Ci deve essere lo spostamento, il cambio del peso, posizione. Uno, pack sale esterno e ritorno in posizione. Uno, e ritorno in posizione. Uno, e ritorno in posizione. Uno, e ritorno in posizione. Questo puoi tranquillamente farlo, non per forza un legno, basta avere, che ne so, anche una sedia. Se avete una sedia abbastanza stretta di gambe, sono allenamenti che potete tranquillamente fare in casa. Posizione. Uno. Guardate dove mando la direzione del braccio. La direzione se ne va nella parte opposta di dove, da dove vado ad entrare io. E non è, ripeto, fare il pack e rimanere qua. Secondo voi lui che fa? Sente la parata e rimane fermo? No. Quindi, posizione. Uno. Posizione. Uno. Entrando in avanti. Ovviamente non vi sto mettendo anche il controllo della gamba, perché sono cose che si fanno progressivamente. Perché mentre io vado a fare il pack, sto andando a fare l'attacco anche con la gamba, che adesso non riesco a farvi vedere. Qui, pack all'uomo di legno. Uno, due, tre, quattro, cinque. Solo il pack, questo è un pack, questo è il Wing Chun. Come dice il mio Sifu, this is Wing Chun. Non uno, due, uno. Vedo usare l'uomo di legno come se fosse a fare box. Ma che faccio box sull'uomo di legno? L'uomo di legno si fa Wing Chun sull'uomo di legno. Non usiamo box per fare MMA, tutte ste babba, non voglio stare a dire. No, lui si fa per fare Wing Chun. Quindi di nuovo, partiamo. Paxao, 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 paxao. Sposto il corpo sulla parata. Esco sempre dalla direzione dell'entrata della forza. Io non vado a spostare. Uno che fa Wing Chun, vado a schiacciare per abbassarlo, come vedo fare che abbassano il braccio. Appena uno vado ad abbassare, io giro in mezzo e entro. Quando mi sento un pacco abbassare il braccio, vado in Kosao, Kosao mi permette già di entrare. Non è che sto là ad aspettare per quando si decide uno di poter entrare. Ciao, ciao Roberto, ciao Gaetano. Quindi, stessa cosa. Uno, due, tre, uno, due, tre, quattro. Lo rifaccio lento, ma lontano. Posizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Movimenti sono unici. L'attacco è unico. No, pack. Ciao. Per allenamento, per esercitazione, per training, come lo volete chiamare, possiamo fare due movimenti. Ma in realtà, l'uomo di legno, l'ho detto, vedo vedere l'uomo di legno usarlo come... Voi pensate, l'uomo di legno è fermo, non viene avanti, non va indietro. Ma voi dovete pensare che lui potrebbe venire avanti. Quindi lo vado a chiudere. Uno. Pac, pac, bonzo, bonzo, pac, uno, due, uno. Sono io che mi sposto. Un bonzo, boom, va a smontare già l'uomo di legno. Voglio vedere se uno riesce a stare nella posizione come si deve. Il bonzo è un unico movimento con tutto il corpo. One, two, one, two, three,
se vedo che c'è gente che inizia a commentare e scrive, inizia a fare lezione diretta dell'uomo di legno. Però gente che vuole imparare. Qua in Italia siamo tutti maestri, tutti esperti a vendere le favole. Ma le favole per strada non durano a lungo, hanno le gambe molto corte, ok? Anzi, ve le spezzano le gambe per strada. Quindi cominciamo. Posizione 1, posizione 1, posizione 1, cambiamo guardia. 1, posizione 1, posizione 1, posizione 1, posizione. Bonzo, lasciamolo stare il bonzo, che è meglio. Rimaniamo sul pack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Questo? Ciao Alessandro, a posto? Come stai? Quindi, posizione. 1, 2, 3, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2. Ho sentito dire qualcuno che questo è l'uomo degno per fare lo snodo. Il bonsao si usa per fare lo snodo della spalla. Sì, arriva un pugno e tu fai questo, ti chiudi e poi rifai questo. Sei sicuro? Qua deve essere... Questo deve alzarlo. Quando io vado a fare un bonzo col corpo, lo alza, ci stanno 60 kg d'acqua qua dentro. È chiaro? Un movimento che potete fare. Paxao interno e Paxao esterno. Sì, è sto periodo altro che in forma, sto periodo con la cosa qua, questa quarantena, stavo mangiando e basta. Poi, un altro movimento da fare, per bene, per potersi spostare, un altro esercizio, qual è? Iniziamo con le braccia. Uno. Inizia a abituare il braccio che va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non i pipipipipipi, non tutte queste cagate andando a scivolare, a controllare, ma che è? Quello quando io ti fa, sapete cosa vi fa? Uno quando inizia a entrare in questo modo, ok? Ciao Giuseppe, tu potresti venire dal vivo? Potresti vederlo dal vivo? Quando arriva un attacco, ciao Paolo di Scudengo, questo inizio a fare, no, lo paro e rimango nella direzione dove scarico? Ma stiamo scherzando? Un pack non è un pack mano che schiaffeggia e basta. Un pack è una posizione di gomito inclusa col corpo che va a posizionare la mia posizione sulle gambe. Quando vuoi Roberto, noi ti aspettiamo, lo sai. È chiaro? Svegliatevi, svegliatevi gente, svegliatevi ragazzi. Perché io ai miei allievi dico, se vanno per strada e le provano, come faceva mio padre, e le prendono, quando tornano prendono le altre. Non possiamo andare, noi siamo abituati a vedere le tecniche su YouTube. Uno dà il pugno rimane là e l'altro fa ti tutte ste cagate. Ma secondo voi io sto dall'altra parte, sto fermo? Vinci una appena sette la prima parata. Si muove! Appena sento che uno mi va a bloccare la mano, ok, muove la mano, mi sposto diversamente. E signori miei, se viene qualcuno, qualcun altro che sa fare Wing Chun, mi vuole dare un consiglio, datemelo, vediamo. È chiaro? Quindi un esercizio, ritorniamo all'esercizio. Posizione. 1, 2, 3, 4, 1. 3, 4, 3, 4, 3, 1, gira il corpo, 2, 3,
ma non il corpo e il dorso. Dobbiamo girare il corpo dalle gambe. Wing Chun sono gambe, ragazzi. Si muovono le braccia, ma la forza viene data dalle gambe. Volete capire o no? Solo un maestro che vi dice, un sifu che vi dice che il Wing Chun viene dalle gambe, senza però che glielo chiedete voi, quello è un vero sifu, perché il vero Wing Chun parte tutto dalle gambe. Ciao Gianluca. Quindi, uno, guardate, gli attacchi del Wing Chun non è il pugno a catena. Le mani fanno gli attacchi in simultaneità. 1, 2, 3, boom. Il Wusao, non è che ci abbiamo il Wusao, giusto? Lo teniamo là come bandierina, come candela. Il Wusao, appena sento che mi è stata, tra virgolette, compromesso il primo attacco, il Wusao si alza per poter recuperare. Immediato, subito, boom, subito. Ciao Jessica, come stai? È chiaro? Quindi ogni movimento va fatto come si deve. Quindi anche gli attacchi, che siano diversi, andiamo a fare le forme, andiamo a fare tutte le altre cose, ma sono simultanei. Noi facciamo un bozzo, è simultaneo. Boom. Facciamo. Boom. Facciamo. Cosa? Guarda. Tac. 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 Poi se no andiamo a metterci tutto gli altri controlli. Ma sempre spostando il corpo. Grazie Gianluca. Sempre spostando il corpo, inutile che ci andiamo a raccontare le chiacchiere. Voglio vedere, venite da me. Chiunque voglia venire con un Pak Sao riesce a provare a parare il mio pugno col Pak Sao, rimanendo nella stessa direzione. No, non parate niente rimanendo qua. Qua e rimango qua. No, mi devo spostare dalla direzione opposta. Ma non mi sposto spingendo, mi sposto con le gambe. Chiaro, raga? Quindi potete allenarvi tranquillamente, non ci vuole chissà che cosa, ci vuole un po' di passione. E ovviamente se qualcuno vi segue, se qualcuno vuole avere, che ne so, indicazioni, raga, siamo a casa adesso, quindi chiedete, scrivete, io problemi non ne ho a darmi, figurati, gli allievi lo sanno, io proprio a go-go, a me io mangerei pane e pasta tutti i giorni con Wing Chun, anche colazione Wing Chun. Quindi ogni movimento, io sto muovendo un movimento di braccio, un pugno in avanti, automaticamente al pugno in avanti sto muovendo anche la gamba e viceversa. Non muovo solamente un braccio. Ragazzi, se volete vedere le altre dirette, scrivetemi, scrivete sotto, diretta, e io vi faccio le dirette, tanto, va bene? Per qualunque lezione. Mo' vi dico solo un'altra cosa, come potervi allenare a casa con la sedia. Fatemi recuperare una sedia un secondo. Allora, questa è la sedia, ok? Abbiamo questa nostra bella sedia. Ovviamente non la posso appoggiare sull'uomo di legno, però la appoggio là adesso. Ok. Vabbè, prendetela per buona adesso. Faccio l'intervento di mia moglie adesso perché ho bisogno di lei. Facciamo finta che c'è. Al posto dell'uomo di legno c'è la sedia, che avete tranquillamente portato sul tavolo. Tieni un attimo. Ok. Cercate di trovare una sedia almeno che abbia i piedi un attimino più stretti. A me è capitata questa, che devo fare? Queste ce le abbiamo a casa. Per fare il movimento, posizione, pack, quindi boom, 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 poi boom, 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 boom. Lo so Gaetano, io pure ti sto aspettando. Giuseppe lo sta guardando. Ciao ragazzi. Quindi, di nuovo, mano destra, che in questo caso fa da Wusao, l'altro abbiamo avanti il Wusao per chi non ha tanta competenza. Allora, questo va a fare da controllo, da pack, ok? Pack sa 1 1
ritorno, uno, ritorno, uno, ritorno, uno, ritorno, uno. Cosa importante, unico movimento, non all'inizio vi verrà male, farete uno e due. Dopo deve essere un unico movimento tra gambe e braccia. One, two, three, four, five. Uno, due, tre. One, two, three. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Un altro esercizio qual è? Uno, due, tre. Uno, due, tre, uno, due, uno, due, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, uno, due, tre, boom, boom, boom. Questo è Wing Chun e potete farlo a casa. Io non metto, che ne so io, coreografie, cose strane. Ma perché? Sono favole. Le coreografie le vedi nei film. Una volta che arriva un animale con due o tre pugni in testa, voglio vedere tutti gli spettacoli che fai. Voglio vedere le capriole, voglio vedere il dicciaghi, che ne so, gli opciaghi, upciaghi, tutti gli altri calci rotanti. Voglio vedere se sei a freddo, non hai fatto stretching e riesci a farli. Ragazzi, le favole non servono a niente. Le favole le racconto ai miei figli e mo adesso già 5 anni non mi chiedono manco più. Quindi ragazzi, alleniamoci. Uno, uno, one, questo passa sotto, two, uno, sotto, due, uno, uno, tre, uno, due, uno, tocco, due, uno, due, tre, one, two, three. E niente, e per oggi ringraziate mia moglie che mi ha tenuto la sedia sull'uomo di legno. Potete farlo tranquillamente a casa. Fate saluto da Gaetano. Ragazzi, con questo io vi lascio, continuo un attimino a fare l'allenamento mio. Se vi interessano le dirette scrivete sotto Wing Chun Mannelli, se lo, o Mannelli soltanto, e la prossima io vi farò le dirette, o scrivete in privato, come volete. Va bene? Ciao a, ciao tutti. A tutti! Ciao Gaetano, poi ricordati di chiamare Gaetano. Gaetano ti chiamerò. Ecco, pure in diretta, va bene? Ciao ragazzi, ciao. Buona giornata. Rimanete a casa, restiamo a casa. Ciao a tutti.